gemme di luce e lavorazioni preziose nell'alta oreficeria artigianale, in un mercato, quello del lusso, in ripresa e da sempre sedotto dal Made in Italy. Daniela Colucci. Luce, colori inediti, gemme vibranti, lavorazioni e espressioni del savoir-faire partenopeo. La mostra Arti racconta gioielli da perderci la testa, motivi raffinati, pezzi unici, come lo smeraldo colombiano da 65 carati nel cuore di una cascata di perle australiane, o il collier di brillanti a fiore, ispirato dallo charme di Lady Di, la goccia di acqua marina che ricorda il film Titanic, il bracciale vintage con corallo asiatico e 5 fili di zaffiro. Creatività fra audacia e tradizione, in due parole, Made in Italy. Al centro Orafo Tarì di Marcianise, consorzio di 500 aziende, legate da un lavoro di cooperazione filiera, migliaia di operatori da tutto il mondo hanno esplorato per 4 giorni il futuro del gioiello, tracciando la nuova identità di chi oggi si appresta a scegliere il mestiere dell'orafo. Noi abbiamo anche una scuola di formazione dove trasferiamo tutte le nostre esperienze, le nostre tradizioni anche dell'artigiano, del maestro d'arte, dove addirittura diamo anche una formazione ad altre grossi griff nazionale e internazionale. Il mercato dei beni di lusso sta tornando a brillare, ma la ripresa va supportata anche favorendo un ricambio generazionale. Il governo deve permettere ai giovani di entrare in bottega, quindi attenuandone poi i costi per il maestro artigiano, quindi istituzione di bottega a scuola affinché questa tradizione si tramandi ancora per molti secoli. You're giving me a million reasons to let you go. Nella wish list di ogni donna, monili sfavillanti, pietre dalle montature importanti, magari un tocco rosso, il colore must have dell'inverno. Rosso sì, ma non solo di sera, a tutte le ore. E come sappiamo, il colore rosso in gioielleria è il rubino, colore dell'amore e della passione, dove anche quest'anno abbiamo visto che sta andando molto di moda. Nelle collezioni collane, orecchini in oro rosa, amalie, grumette, intrecci che conquistano anche nei bracciali. In gioielleria si impone il genderless e le fedi nuziali vanno incontro a tutti i gusti. Desiderio a un taglio moderno e lineare, incanto è una francesina con diamanti, sogno è squadrata con angoli vivi. L'anello con un significato speciale resta il sogno dei sogni. Ma cosa va di moda? Sempre il grande classico, specialmente per i fidanzamenti, i matrimoni, la cosa più richiesta è sempre il classico solitario e taglio brillante, quindi tondo. Bracciali con le lettere, il nome intero, ma anche ciondoli, croci, conducono verso il less is more, tendenza che sostiene un lusso fatto di semplicità. Noi stiamo andando forte con la classica collana tennis filo, che riprende un po' il disegno del bracciale. È una luce di diamanti, un filo, 2 fili, semplicissima, è per una donna di classe. Gioielli come oggetti esclusivi, espressione di una creatività artigianale tutta italiana. Scrigni per riscoprire addosso il piacere del bello. Hold on to the afterglow.